Bene, allora adesso mi occupo degli ultimi due pensatori di questo periodo, che come ho detto in realtà non c'entrano con la misoginia, ecco, nel senso che li faccio così giusto per uno sguardo globale. Allora, il primo è Pietro Lombardo, che in realtà lui non ha praticamente fatto niente di suo a livello teologico, ma è importante nella storia della teologia perché è stato il primo che ha fatto effettivamente un libro dove era raccolto tutto il sapere dell'epoca. E poi quel libro lì servì un po' come manuale per la formazione dei successivi teologi, come vedremo. Allora, nella storia della teologia, il nome di Pietro o Pier Lombardo è indissolubilmente legato ai suoi libri. Libri Quattro Sententiarum. Sappiamo già che quello delle sentenze è un genere che non nasce con Lombardo, ma risale all'epoca patristica. L'esigenza di raccogliere testi, le sentenze, autorevoli intorno a un determinato argomento, si era avvertita già nel IV-V secolo, dal momento in cui si era capito che l'autorità della scrittura su tanti punti, tipo la Trinità o Gesù Cristo in particolare, da sola non era più sufficiente, occorreva far intervenire il parere dei suoi esegeti più autorevoli e competenti. Le loro sentenze avrebbero deciso la questione. Iniziarono allora i flores, le catene, ossia le raccolte delle sentenze. Verso la fine dell'epoca patristica, Isidoro di Siviglia scrisse le sentenze de summo bono. Conosciamo ancora altre opere di analoga composizione, il Thesaurus Ex Sancti, Augustini Operibus, o raccolte di San Gregorio. Sentenzia sta qui a disegnare un'affermazione con valore di autorità. Flores e Sanctis Patribus, quo solemus, quasi singolari nomine, sentenzia ad appellare. Come vedete, erano appunto dei libri dove si raccoglievano i detti appunto di questi padri della Chiesa. Nella prima metà del secolo XII ogni scuola aveva la sua raccolta di sentenze, così la scuola di Laon aveva le sentenze di Anselmo, la scuola di San Vittore la Summa Sententiarum di Ugo, la scuola di Chartres le sentenze Divinitatis di Gilberto Porretano. Ma come hanno mostrato Grabmann, Lottin e Degelink, praticamente quasi tutti i magistri di qualche valore composero un proprio manuale di sentenze. Ma Pier Lombardo con i suoi libri Quattro Sententiarum surclassò e oscurò tutti i suoi predecessori. Poi, la sua opera principale sono i famosi libri Quattro Sententiarum, una delle primissime somme teologiche, così organica, semplice, chiara e ordinata, schematica, completa e ortodossa, da divenire il testo base, il manuale principale dei corsi teologici, in tutte le scuole, abbazie e università. Dal secolo XII fino al secolo XVI incluso. Nessun docente, neppure i più celebri affermati, potevano servirsi di altri manuali per i corsi fondamentali. Infatti, tutti i grandi teologi del Medioevo, Alessandro di Ales, Alberto Magno, Bonaventura, Tommaso, Scoto, iniziarono la loro attività accademica e letteraria commentando i libri Quattro Sententiarum. Tra l'altro effettivamente è vero, perché il primo libro che Tommaso d'Aquino ha scritto è stato proprio un commento all'opera di questo Pietro Lombardo. Poi, come dice il titolo, l'opera è divisa in quattro libri, quali trattano rispettivamente dei seguenti misteri: Trinità e unità di Dio, creazione e grazia, incarnazione e redenzione, virtù e comandamenti, sacramenti e novissimi. Che poi, tra l'altro, è appunto anche l'ordine con cui Tommaso d'Aquino affronta le questioni in teologia, ecco. Anche se in realtà Tommaso d'Aquino, per essere precisi, prima parla della dottrina, cioè del valore della dottrina della teologia, poi parla dell'unità di Dio, ecco, dell'unicità di Dio, e poi fa tutto il resto dei discorsi. Poi, per quanto riguarda il suo contributo più importante è stato quello della sacramentaria. In teologia dogmatica, l'apporto principale di Pier Lombardo riguarda la sacramentaria, la sua trattazione è da considerare come la prima forma del De Sacramentis in genere. Essa è organizzata sulla base di quattro domande fondamentali: che cosa è il sacramento, perché i sacramenti, di che cosa costano, quanti sono. Indipendentemente dal valore e dall'importanza che hanno avuto le sentenze nello sviluppo della storia della teologia, esse rappresentano uno strumento impareggiabile per chi vuole effettuare uno studio comparato dei filosofi e teologi cristiani del Medioevo dal XIII al XVI secolo. Infatti, per conoscere la dottrina di un autore su una determinata questione, è sufficiente andare a leggere il suo commento alle sentenze su quella stessa questione. Poi, per quanto riguarda l'ultima figura, è appunto una figura che in realtà è un po' è al di là appunto della dottrina cattolica, come vedremo.
Allora, giochino da fiore. Nel vasto e ricco firmamento teologico del secolo XII rifulge di una luce particolare, straordinariamente fascinosa, la stella di Gioacchino da Fiore, esegeta, teologo e mistico, padre di una corrente di pensiero religioso di tipo utopico e carismatico, il gioacchinismo, che avrà molti ammiratori e seguaci nel corso dei secoli, non solo in Europa ma anche in America Latina. Poi, per quanto riguarda il suo pensiero, adesso io lo leggerò e commenterò alla fine citando appunto per quanto riguarda lo Spirito Santo. L'edificio dottrinale di Gioacchino da Fiore si regge su cinque pilastri principali, che sono anche i pilastri del gioacchinismo, un'esegesi concordistica dell'Antico e del Nuovo Testamento, la divisione della storia in tre età, status, collegate biunivocamente a ciascuna delle persone della Trinità, una nuova e piena comprensione spirituale della Scrittura, chiamata Vangelo Eterno, durante la Terza Età, una nuova economia della salvezza, senza segni e figure, che si instaurerà prima dell'Escaton, un'interpretazione della storia profana in chiave di storia salutis. Tutto l'edificio teologico di Gioacchino risulta direttamente legato alla Sacra Scrittura, di cui egli offre un'esegesi spirituale superiore che ritiene di aver ricevuto in dono dallo Spirito Santo. Dio non solo ha dato ai profeti lo spirito della profezia, dichiara Gioacchino ad Adamo di Persegni, ma egli concede anche lo spirito di intelligenza e la facoltà di comprendere chiaramente tutti i misteri della Sacra Scrittura, così come li avevano compresi i profeti che li avevano proclamati. L'esegesi di Gioacchino, più che in chiave storica soteriologica con al centro Cristo, è svolto in chiave storico-pneumatologica, con al centro lo Spirito Santo, e questo perché la storia trova il suo compimento nella Terza Età, dove l'attore principale è appunto lo Spirito Santo. Allora, io ho spesso citato un gruppo che era fissato, ecco, un gruppo di eretici che era fissato con la concezione dello Spirito Santo, che sono stati i Guglielmiti. Allora, i Guglielmiti sono sorti a partire da verso la fine del 1200, inizi 1300, ecco. Erano appunto un gruppo di eretici, ecco, giudicati eretici della Chiesa Cattolica, che proclamavano appunto lo Spirito Santo come madre. Anzi, addirittura loro lo avevano riconosciuto incarnato nella loro fondatrice, che era Santa Guglielma. Alla morte di Guglielma, poi, il gruppo, ecco, passò in mano a Suor Maifreda. E la cosa interessante dei Guglielmiti è che i Guglielmiti avevano effettivamente delle donne che facevano la messa, che dicevano messa, sacerdotesse. I Guglielmiti appunto sostenevano che lo Spirito Santo, e non Maria propriamente, ma proprio lo Spirito Santo, fosse effettivamente la madre, cioè fosse la visione materna di Dio. Allora, immaginate un po' come appunto sono stati accolti questi Guglielmiti, che tra l'altro, per chi poi volesse saperne di più, io ho realizzato un PDF appunto sulla storia dei Guglielmiti e anche sullo Spirito Santo, ecco, se poi comunque andate a vedere i miei video precedenti, avevo appunto fatto una trattazione sullo Spirito Santo. E poi, sempre per chi poi volesse approfondire, i Guglielmiti li potete trovare anche su internet perché hanno proprio un loro sito specifico, ecco, anzi potete addirittura vedere le foto della papessa che hanno loro in carica, perché effettivamente i Guglielmiti sono una chiesa per i fatti loro, ma sono una chiesa. E effettivamente appunto i Guglielmiti nascevano un po' da questo pensiero di Gioacchino da Fiore e anche del Libero Spirito, che era un altro gruppo di eretici. Per cui anche quelli del Libero Spirito, tra l'altro, il dono della profezia era proprio in mano alle donne, perché le donne che appartenevano al Libero Spirito, che era questa comunità, ecco, questa, chiamiamolo gruppo, ecco, questa comunità che aveva proprio a capo un sacco di donne, avevano proprio il dono della profezia, quindi in realtà erano un gruppo che faceva teologia da un punto di vista spirituale, da un punto di vista mistico. E appunto sostenevano che lo Spirito Santo fosse madre, cioè fosse materno. Loro il culto del lato femminile di Dio non andavano a fare il culto alla Vergine Maria, perché per loro appunto era semplicemente una creatura. Andavano proprio a fare il culto della maternità divina nello Spirito Santo. E addirittura poi quest'idea del fatto dello Spirito Santo che segnerà la terza età dell'umanità, quando appunto ci sarà il ritorno, prima del ritorno dell'Apocalisse, ecco, in cui la terza età della nostra umanità, dopo l'età del padre e l'età del figlio, ci sarà l'età della madre, cioè l'avvento proprio dello Spirito Santo, che ad esempio i Guglielmiti consideravano già incarnato nella loro fondatrice, che era appunto Guglielma.
ovvero ci sarà questa specie di messia, messia divino appunto, che però non sarà più maschio, ma sarà femmina, sarà proprio lo Spirito Santo, che in ebraico è femminile, Ruah, incarnato in un corpo femminile, proprio perché dal punto di vista di questi cristiani, diciamo appunto eretici, non basta, cioè il Salvatore solo maschile era comunque un limite appunto per l'efficacia redentrice, era appunto necessario che venisse proprio quello che loro chiamavano l'età dello spirito. Adesso questo lo interrompo e finisco appunto la trattazione in un terzo video.